Siamo qui a Lucca Comics and Game 2008 con il regista Mario Monicelli, grande maestro del cinema italiano con all'attivo film epocali come Amici miei. Quante cose, grande, maestro epocale, figuriamoci. Sono cose che sono oggettive. Meno male che c'è qualcosa di oggettivo nella vita, se no saremmo allo sbaraglio. Grazie, vabbè, speriamo. Però qua non siamo a parlare di cinema oggi. Ci può spiegare il motivo della sua visita? Sì, siamo qua perché da un mio soggetto non mai realizzato in cinema, cinematografo, scritto negli anni, metà degli anni 70, mi pare, un intellettuale, un grande disegnatore, Massimo Bonfatti, lesse il soggetto e ha deciso di fare una storia a fumetti. Ecco qua. Ha fatto la storia a fumetti, ha pubblicato un libro, con alcune interviste, eccetera, e siamo venuti qui a presentare il libro, io a ringraziare lui, lui a ringraziare me, non si sa perché ci siamo ringraziati l'uno con l'altro. Ecco qua, esiste questo libro che si chiama Capelli lunghi, perché narra tutta una storia su un giovanotto con i capelli lunghi, vabbè, insomma, chi ha voglia di leggerlo se lo legge. Qual è il suo rapporto con il fumetto, maestro? Nessun rapporto, se non questo qui che è venuto adesso alla fine della mia vita, di questo bravissimo disegnatore, il quale, avendo letto questa idea, ha voluto realizzarla in fumetto. La prima volta in vita mia, non ne sapevo niente. Però il cinema sta, diciamo, sposandosi ultimamente soprattutto con il fumetto. Ci sono grandi colossal, grandi ragazzi. Lei che ne pensa di questo connubio? È un bellissimo connubio, perché anche quelle sono immagini, immagini non in movimento, ma in consecuzione, e quindi che raccontano delle bellissime storie, dei bei personaggi. Se uno poi ha un bel tratto, sono bellissime da vedere, quindi sono, vorrei essere un fumettaro io, invece di un cinematografare. Beh, siamo sempre in tempo, no? No, io non sono più in tempo. Lei sì che c'ha 70 anni meno di me. Vabbè, non proprio così. Comunque è soddisfatto del lavoro finale di questo albo, Capelli lunghi? Sì, sì. Sia per il fumetto che lui ha fatto da questo racconto che io ho scritto per il cinema, poi anche per le interviste che mi hanno fatto, per una specie di ritratto divertente anche. Insomma, è un volumetto che è simpatico, penso, sì. Poi faccio anche perché l'editore si è impegnato, povera anima, bisogna che lo sponsorizzo un po'. Ci può spiegare sinteticamente di cosa parla questo fumetto? Parla degli anni 70, quando l'ho scritto, che i primi industrialotti italiani che volevano apparire di essere come i grandi imprenditori d'oltreoceano, che erano durissimi, potentissimi, eccetera, cominciarono a storcere la bocca, a far sì che le loro piccole industrie, le loro industrie di 30, 25, 12 operai, a essere molto esigenti, molto rigidi. Allora a far timbrare, perché allora dovevano entrare, loro non si usavano negli anni 70, all'uscita, e a guardare come erano abbinati. Se c'erano degli operai che portavano i capelli lunghi, perché allora andò di moda i capelli così, a dire vabbè, insomma, a obbligarli a tagliarsi i capelli, facendogli anche dei ricatti. Ecco, allora su questa storia qui, che allora è per protestare a questa imposizione, ho scritto questo soggetto abbastanza equilibrato, eccetera. Succedono varie cose, comprese cose anche molto gravi, e ecco qua, da cui Bonfatti ha tratto una storia fuori. Ringrazio, maestro. Grazie. Buona continuazione.